Fulvio Marino. Eccoci. E allora, hai visto che belle storie? Bellissime. Ecco. Sì, è bellissima. Rossana, poi la seguo, mi piace molto. Perché noi poi sui social alla fine ci si conosce tutti. Focaccia libro. Sì, la focaccia libro. In dialetto... In dialetto, no, sembra francese, libro. Però ci sono delle cose... Il dialetto è difficilissimo quello, però assomiglia molto. Che cosa ti dice? Assomiglia molto. Diciamo che il sounding è abbastanza... Il sound, simile. Ecco. Allora, che cosa succede? Facciamo questa focaccia a libro, proprio per questa sua caratteristica di piegatura molto bella, e iniziamo con l'impasto. 600 grammi di farina tipo zero, abbiamo 10 grammi di lievito fresco di birra, è un impasto molto veloce e molto semplice. Da fare casalingo. Andiamo a mettere subito le patate, che sono 150 grammi di patate precedentemente lessate e poi le ho schiacciate con le mani, e andiamo a inserire l'acqua totale sono 350 grammi. Importante è andare piano piano con l'acqua, proprio perché dipende un po' dalla patata. Potremmo avere, diciamo, un composto che a seconda della patata potrebbe essere più o meno quindi umido. Mettetela piano piano l'acqua. Esatto. Se è troppo densa l'aggiungete, ma se ne mettete troppa poi... Esatto, una cosa importante, un piccolo trucco, soprattutto quando si fanno questi impasti a base anche di patate, i primi 5 minuti dell'impasto noi abbiamo la possibilità di modificare l'impasto. Cosa significa? Solitamente è sbagliato aggiungere farina quando, diciamo, il glutine, la pasta si è già formata, perché andremo a inserire un prodotto secco all'interno di un prodotto che è già morbido. I primi 5 minuti possiamo effettivamente fare delle modifiche anche sulla quantità di farina, quindi mentre stiamo impastando non solo possiamo decidere la quantità di acqua, ma se ci siamo accorti che l'acqua che abbiamo messo, ad esempio, è troppa, noi possiamo aggiungere ancora un po' di farina. Perfetto. Quindi i primi 5 che minuti... Che non sempre vale questa regola, eh? Ma sono fondamentali per riuscire ad avere un buon impasto, soprattutto quando ci sono degli ingredienti che non è possibile spiegare in ricetta, come ad esempio le patate, che a seconda di come le hai fatte bollire, se con la buccia, senza buccia, la patata... La tipologia. Esatto, più o meno, diciamo, vecchia, tra virgolette, assorbe in maniera completamente differente. Vale anche differente. Per gli gnocchi, eh? Esatto. E qui possiamo fare... ma i primi 5 minuti. Vedi che andiamo ad impastare e quindi andiamo a raccogliere tutta la farina che è sui lati, e le patate piano piano si andranno a schiacciare leggermente. Quindi aggiungiamo poi il sale, che sono 10 grammi, andiamo poi a bagnarlo con l'acqua semplicemente per favorire l'assorbimento del sale, e andiamo a completare l'impasto quando, appunto, la nostra ciotola è quasi pulita. Ci viene un impasto abbastanza appiccicoso, potrebbe venirci un impasto che non è effettivamente così liscio e omogeneo e quasi setoso, proprio per la presenza delle patate. Alla fine andiamo a mettere il nostro olio extravergine di oliva, 20 grammi. Naturalmente in questo caso usiamo un olio di oliva pugliese che darà questo sapore marcato. E terminiamo l'impasto in questo modo. Lo facciamo lievitare per circa, oltretutto fa caldo in questo periodo, per circa un'oretta a temperatura ambiente. È una focaccia che si fa proprio, si inizia a fare in questa stagione con i prodotti tipici, diciamo, di questa terra, soprattutto i prodotti estivi. E quindi ci sono tantissime versioni. Io la prima volta che l'ho mangiata semplicemente farcita con olio, origano e un po' di sale. Mentre invece poi, parlando con tutte le signore, c'è chi la fa con, appunto, l'aggiunta di pomodori, c'è chi ci mette le olive, noi c'è chi ci mette i capperi. Tutto. Esatto, noi abbiamo messo tutto semplicemente perché sono prodotti che in questo periodo in Puglia sono molto presenti, fino ad arrivare a settembre, in cui si fa una sagra bellissima dove si festeggia con tutte le versioni di questa focaccia libro, e quindi le varie versioni che vengono fatte nelle case. Ed è un prodotto che ha una bellissima origine e tradizione contadina, perché si pensa che questa forma particolare che adesso ti faccio vedere fosse fatta semplicemente per agevolare anche il trasporto durante i lavori nei campi. Invece, anziché fare una focaccia fatta classica, la veniva arrotolata in questo modo, in modo da agevolare proprio il trasporto. In più dentro ci si mettevano tutti gli ingredienti, quindi non si doveva fare focaccia ma ci si metteva tutto dentro. Allora, focaccia olio. Con? Esatto. Olio. Ok. Poi un po' di origano. E questa era quella semplice. E questa potrebbe anche essere già così, con un pizzico di sale. Poi io i pomodori, per agevolare, li ho semplicemente schiacciati, ma possiamo usare dei pomodorini in questo modo. Ma guarda come si colora, questa è proprio d'estate. Poi olive, eccoci qua. E poi i capperi.
Naturalmente questi ultimi prodotti sono, possiamo dire, facoltativi a seconda di come si voglia. Poi ci allarghiamo leggermente, quindi vedi che sui bordi io cerco di non avere farcitura, vedi? L'allargo così. E poi facciamo la piegatura a libro, guarda. Ok, ecco perché uno, libro. Esatto. E due. Si può ripiegare per tantissime volte. Adesso qua è importante chiuderla bene, quindi andando proprio a chiudere, e qua anche, semplicemente per non far fuoriuscire questi ingredienti, quindi la chiudiamo proprio bene. Ecco perché era una chiocciola, no? E poi la giriamo, spoilerata, la in questo modo, così a chiocciola. Teglia in questo caso antiaderente, quindi non metto olio, e andiamo metterla dentro. La facciamo ancora riposare, lievitare per un'ultima mezz'oretta, così la pasta si rilassa e si allarga leggermente. Possiamo naturalmente dare una spennellata di olio sopra, in modo che prenda, e in antichità venivano cotte sulla stufa proprio, quindi prendevano un colore bello ambrato. Quindi possiamo andare in forno dopo mezz'ora, al massimo a 250 gradi per circa 15 o 16 minuti. Deve diventare bella scura, bella, no? Colorata, vieni, è una Lori. Caratteristica. Guarda, ce la mettiamo qua. E la prendiamo, adesso è calda. Che è bella pesante perché dentro. Sì, esatto. È calda perché l'avevamo fatta vedere prima. No, perché poi non si vede dentro, se non la taglia. No, bisogna tagliarla, bisogna farla vedere. No, c'è una perché brutta qualcuno, figura. Perché qualcuno faccia una brutta figura. Ma guardate che cos'è, guardate che cos'è. Questa, una cosa buonissima. Questa focaccia meravigliosa. Questo è più pasto unico, altro pasto che. Unico. Beh, antipasto unico, sì. Antipasto unico. Non cambierà mai.